بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. أخذنا في الدرس الماضي مع تعليم طريقة السلف مع القرآن. اليوم بريزنا مع مثال جديد للميثودولوجيا للسلف وللقرآن. نحرص على الحفظ اليومي. Curiamo quindi la memorizzazione quotidiana ogni giorno memorizzare. مع قراءة تفسير هذه الآيات. Con la lettura del tafsir di questi versetti che impariamo noi. الاستعانة بالعلم. E chiediamo aiuto alla Subhanahu wa Ta'ala per mettere in pratica ciò che proponiamo. La seconda lezione. تقدم معنا في الأصول الثلاثة القواعد الأربع تعريف التوحيد ومعنى التوحيد. Abbiamo visto nello studio del Tawhid, nelle lezioni precedenti, ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله. Significato di la ilaha illallah. شرحنا الإسلام والإيمان والإحسان. Lo studio dei pilastri dell'Islam, dell'Iman, dell'Ihsan, con la definizione di ciascuno, i tre gradi della religione. Inoltre c'è un shirk maggiore. Che Allah ci preservi se una persona muore con un shirk maggiore rimane all'interno dell'inferno. E se chiede pentimento, si pente dalla Subhanahu wa Ta'ala, dalla Subhanahu wa Ta'ala c'è. Un shirk è un shirk minore. Se muore con questo shirk minore, viene punito finché termina la sua punizione e rientra con lui. Ad ogni modo è indispensabile appartare sia il shirk maggiore che quello minore. Degli esempi del shirk maggiore. Indirizzare qualunque tipo di adorazione ad altri che la sfruttano. Di sacrificare per le donne. La paura delle persone morte. Girare intorno alle donne. Fare un voto per altri che la sfruttano. Qualunque tipo di adorazione che venga indirizzata ad altri che Allah subhanahu wa ta'ala rappresenta un shirk maggiore. Amare nello stesso modo che si ama Allah subhanahu wa ta'ala altro rappresenta lo stesso modo. Degli esempi di shirk minore. Giurare con altri che lo stanno attaccando. Giura ad esempio per la mia vita, dice. O per la vita di sua madre. O giura con il nome del profeta sallallahu alaihi wasallam. O giura con il terreno della tomba di suo nonno. O con giura con la testa di suo padre. O giura con la custodia. Alhamdulillah. Giurare con altri che Allah subhanahu wa ta'ala rappresenta shirk minore. Wa min ash-shirk al-asghar al-ri'a. E ya'mal al-'amal hatta yubda lin-nas. E fa parte dello shirk minore, ya'mal al-'ibada. Fare un'adorazione perché lo guardano le persone, l'ostentazione. Wa qawl ma sha'a Allah wa shirk. E il detto se Allah vuole e tu vuoi. E rendere causa ciò che Allah subhanahu wa ta'ala non ha reso causa. Vi sono quattro livelli di cose illecite. I peccati minori e al di sopra dei peccati minori ci sono i peccati maggiori. E al di sopra dei peccati maggiori c'è lo shirk minore. E al di sopra dello shirk minore lo shirk maggiore.
i peccati minori, che dice Pesari, portano i peccati maggiori. I peccati maggiori portano allo circo minore. E il circo minore, che dice Pesari, porta allo circo maggiore.